Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1, dopo il trionfo a Sochi e viste le basse temperature, si è trovato bene in qualifica Valtteri Bottas, che è riuscito a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton, conquistando la pole sul tracciato del Nürburgring, condizioni meteo soleggiate sì, senza la nebbia e la pioggia di ieri, ma con temperature basse, parecchio graining sulla maggior parte degli pneumatici, che team hanno faticato a mettere in temperatura, ma alla fine il finlandese è riuscito a conquistare la prima posizione in griglia domani in vista del Gran Premio dopo 7 anni sul tracciato teutonico. E Bottas, oltre a Leclerc, Albon e Ocon, dei primi 10 sono stati gli unici a migliorare i tempi della Q2, dove era stato Verstappen e Lewis Hamilton i più veloci, e dove invece non sono riusciti a migliorare i propri tempi, cosa che è riuscito bravamente a fare il pilota finlandese, che come detto domani partirà al palo, a fianco di lui un Lewis Hamilton che dovrà trovare modo di migliorare, ma certo partire in prima fila garantirà al campione del mondo in carica di potersi giocare tutte le sue carte. Max Verstappen ha carezzato da vicino la seconda pole position in carriera, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca nonostante una buona prova delle Red Bull, e il quinto tempo di Albon lo sta a dimostrare davanti al pilota della Red Bull. Una ottima prestazione di Charles Leclerc, che ancora una volta riesce a tirar fuori ancora di più forse di quello che è il potenziale attuale della Ferrari, che potrebbe essere migliorata con gli ultimi aggiornamenti. Certo è che non aver potuto provare ieri per tutto il venerdì, sia per il team di Maranello che per le altre scuderie, ha causato parecchi problemi, ma alla fine davanti troviamo i soliti piloti con le due Renault di Ricciardo e Ocon che seguono i top team, Lando Norris davanti a Sergio Perez e Carlos Sainz, a chiudere i primi 10, che domani partiranno tutti con le gomme morbide, nonostante il primo tentativo anche lui sia stato effettuato con le mescole medie, ma alla fine hanno capito i piloti, vuoi il freddo della pista e dell'ambiente, vuoi anche il fatto che migliorasse via più gommata la pista del Nürburgring. Alla fine, ovviamente, con le gomme rosse sono stati ottenuti i migliori tempi, ma come detto, Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Norris, Perez e Sainz non sono riusciti a migliorare i tempi della Q2, ma alla fine sono entrati nella top 10, dove per poco non è entrato anche Sebastian Vettel, per la sua ultima volta consecutiva fuori dalla Q3, davanti ai propri pochi tifosi presenti sul tracciato tedesco. E dopo di lui troviamo le due Racing Point, scusate, le due Alfa Tauri di Gasly e Kvyat, Giovinazzi bravamente 14° per la prima volta in Q2 questa stagione, forse anche perché le voci di un possibile arrivo di Mick Schumacher sul suo sedile la prossima stagione fa svegliare un po' i piloti che vedono travallare il proprio posto in Formula 1. Lo stesso di Gasly, Albon oggi quinto, ma comunque abbastanza vicino al compagno di squadra Verstappen, Magnussen e Grosjean davanti alle due Williams di Russell e Latifi, Raikkonen che non è riuscito a fare un buon tempo quest'oggi, e Nico Hülkenberg, che è stato chiamato in tutta fretta dalla Racing Point visto che non ha potuto girare Lance Stroll. Ancora non si sa se il forfait del pilota canadese sia dovuto al virus Covid-19, speriamo di no, o un malessere temporaneo. Comunque il pilota tedesco correrà in casa in sostituzione del giovane pilota canadese. Domani comunque un gran premio tutto da vivere, ancora fredde temperature, forse possibilità di pioggia che quest'oggi non si è vista. Vedremo se Bottas riuscirà a bissare il successo del Gran Premio di USA 2 settimane or sono, se Verstappen riuscirà invece a trovare quello spunto che gli possa dare anche fortuna rispetto alle ultime prestazioni e trovare una buona gara. E perché no, Charles Leclerc con la Ferrari, che parte in seconda fila dopo tantissimo tempo, possa dare una gioia. Fossi della Ferrari.